terza vittoria consecutiva in campionato per il Milazzo, che al Grotta Polifemo batte nell'ultima gara del 2014, prima del girone di ritorno, l'Ostico Taormina, centrando tre punti che permettono alla formazione mamertina di isolarsi solitaria al secondo posto della classifica, proprio a tre lunghezze dalla capolista Siracusa. Un successo faticato più del dovuto dai rosso-blu, che di fronte si sono ritrovati un Taormina decisamente rinnovato dal mercato di riparazione e che non merita certamente l'attuale ultimo posto in graduatoria. Il match entra subito nel vivo e dopo due minuti proprio il Taormina si fa pericoloso con Maggioloti, la cui conclusione costringe San Filippo alla deviazione in angolo. La risposta dei padroni di casa non si lascia attendere. Al 24esimo Venuti calcia da buona posizione, ma l'estremo taorminese manda il pallone in angolo. Dal corner che ne segue la sfera giunge ad Ancione, che con un perfetto stacco di testa batte Di Benedetto, portando in vantaggio la squadra mamertina. 1-0 per il Milazzo e gol numero 2 in appena tre partite con la maglia rosso-blu per Riccardo Ancione, alla prima segnatura davanti ai propri tifosi. Galvanizzato dal gol, il Milazzo prova a chiudere i conti. Alla mezz'ora Venuti riceve palla dalla Guidara, si libera bene di un avversario, ma poi angola troppo il sinistro che si spegne di poco al lato. Scampato il pericolo, il Taormina prova a venire fuori dal guscio e al 31esimo Cannone conclude dal limite dell'area, costringendo San Filippo alla respinta in angolo. I biancoblu prendono coraggio, tornando a farsi sotto altre due volte, prima con un cross dalla destra di Merlino, provvidenzialmente allontanato dall'area da Calderone, bravo ad anticipare Maggioloti, e poi con Tropea, il cui tiro da fuori aria trova un super San Filippo a negargli con un volo alla sua sinistra la gioia del gol. Nella ripresa però il Milazzo torna subito a farsi sotto e dopo 4 minuti un colpo di testa in tuffo di Dall'Oglio non inquadra di pochissimo lo specchio della porta. La porta invece sul ribaltamento di fronte la centra il Taormina, quando Gatto con un tiro da fuori aria sorprende San Filippo, regalando ai suoi la rete che vale l'1-1. Il gol del pareggio però non abbatte il Milazzo, che prontamente torna a farsi sotto e al 57esimo la Guidara va via sulla corsia di sinistra, servendo poi al limite dell'area Ancione, il cui tiro di prima intenzione termina la sua corsa sul fondo. Gli sforzi dei mamertini però vengono premiati al minuto 73, quando il signor Vella di Agrigento concede loro un calcio di rigore per una trattenuta di Filistad su Riccardo Ancione. Dagli 11 metri Venuti spiazza con freddezza Di Benedetto, facendo così Milazzo 2, Taormina 1. Per Venuti gol numero 4 in campionato. Sul finire di gara i padroni di casa potrebbero anche mettere a segno la rete del Tris, ma il neo entrato Mangano non sfrutta a dovere un servizio di Venuti, facendo sfumare la possibilità di chiudere definitivamente la pratica taormina. Finisce dunque con la nona vittoria stagionale, quinta sul terreno amico per il Milazzo, che alla ripresa del campionato, dopo la sosta natalizia, affronterà in trasferta il Città di Vittoria.